Amici e amiche di TV City, bentrovati in questa nuova puntata di Kick Off, la rubrica di calcio internazionale per dare uno sguardo a quello che succede in Italia, in Europa e nel mondo. In questa puntata parleremo della Coppa del Mondo Femminile 2023 che si svolgerà dal prossimo 20 luglio al 20 agosto fra l'Australia e la Nuova Zelanda. Cinque città australiane e quattro neozelandesi ospiteranno la rassegna mondiale. 32 le squadre qualificate suddivise in 8 gironi da 4, ma andiamo a vedere nel dettaglio la composizione dei gironi, cominciando dal gruppo A, gruppo che prevede la presenza delle padrone di casa della Nuova Zelanda, che punteranno sicuramente a fare bella figura davanti al proprio pubblico e soprattutto a vincere la loro prima partita in un mondiale. Fino adesso non ci sono mai riuscite nelle precedenti edizioni. Nel girone se la dovranno vedere con la Norvegia, una delle favorite alla vittoria finale. Le Grasshoppers, così come sono soprannominate le calciatrici norvegesi, hanno infatti nel loro palmarès la vittoria mondiale del 95. Le altre squadre sono le Filippine o Filipinas, come sono soprannominate, sono debuttanti in un mondiale e arrivano a questa rassegna come semifinaliste della Coppa d'Asia del 2022. L'ultima squadra del girone è la Svizzera, ovvero la Nati, il loro soprannome, hanno nel loro palmarès invece un ottavo di finale ottenuto nel 2015. Passiamo al gruppo B, che prevede la presenza dell'altra squadra padrona di casa, cioè l'Australia o le Matildas, che hanno come loro miglior risultato i quarti di finale ottenuti nel 2007, 2011 e 2015, quindi punteranno sicuramente a far meglio. Nel loro girone c'è l'Irlanda, un'altra nazionale debuttante. Le Girls in Green infatti si sono qualificate battendo nello spareggio la Scozia. Un'altra squadra del girone, la Nigeria, forse la più presente della rassegna mondiale per quanto riguarda le squadre africane, le Super Falcons, quindi punteranno sicuramente a fare bella figura. L'ultima squadra del girone è il Canada, che vanta un quarto posto nel 2003 e si è qualificata a questa Coppa del Mondo grazie alla finale ottenuta nella CONCACAF Cup del 2022. Passiamo al gruppo C, dove la squadra favorita è la Spagna, la Roja, che sicuramente punterà a far meglio degli ottavi di finale ottenuti nell'ultimo mondiale giocato nel 2019. Nel girone c'è la Costa Rica, che è un'altra squadra centroamericana che punterà a migliorare la fase a gironi raggiunta nel 2015. La Zambia è un'altra squadra debuttante nella Coppa del Mondo. Le Copper Queens si sono qualificate raggiungendo le semifinali della Coppa d'Africa dello scorso anno. Nell'ultima squadra del girone è il Giappone, cioè le Nadeshiko Japan, che sono una delle squadre minevaganti del torneo. Infatti nel loro palmarès c'è addirittura il titolo mondiale del 2011. Passiamo al gruppo D, gruppo che vede l'Inghilterra favorita del girone. Le Lionesses si presentano a questa Coppa del Mondo dopo il terzo posto nel 2015, ma soprattutto come campionesse d'Europa in carica, quindi una squadra molto temibile. Nel girone se la dovrà vedere con Haiti, un'altra delle debuttanti. Le Grenadiers, come sono soprannominate, hanno superato gli spareggi intercontinentali. La Danimarca è un'altra squadra molto temibile, infatti dopo i quarti ottenuti nel 91 e nel 95 si presentano a questo mondiale con un girone di qualificazione perfetto, ottenute tutte vittorie. L'ultima squadra è la Cina, le Steel Roses, una squadra che nel passato è stata anche molto protagonista del mondiale, infatti ha raggiunto la finale mondiale del 99, poi persa contro gli Stati Uniti. Stati Uniti che sono la squadra principe del mondiale, infatti sono la testa di serie del gruppo E, le detentrici del titolo, sono le campionesse del mondo in carica e super favorita di questo mondiale. Vantano ben 4 titoli mondiali nel 91, nel 99, nel 2015 e 2019, quindi hanno vinto le due ultime rassegne mondiali, puntano dritte al terzo titolo consecutivo. Nel girone troveranno una debuttante, il Vietnam, che si è qualificata dopo gli spareggi intercontinentali, ma sono considerate una delle squadre migliori del continente asiatico. La terza squadra è l'Olanda, i Paesi Bassi, l'ultima finalista del mondiale del 2019, le Leonesse o Leeuwinen, si presentano a questo mondiale appunto dopo la finale persa contro gli Stati Uniti 4 anni fa. L'ultima squadra è il Portogallo, un'altra debuttante al mondiale, le Salseão da Quinhas, così come sono chiamate le calciatrici portoghesi, hanno raggiunto il mondiale dopo lo spareggio contro il Camerun. Passiamo al gruppo F, gruppo
che vede la Francia, le Bleu si presentano al mondiale dopo un quarto posto ottenuto nel 2011 e i quarti di finale raggiunti nel mondiale giocato in casa 4 anni fa. Poi c'è la Giamaica, ovvero le Reggae Girls, che si sono qualificate al mondiale raggiungendo il terzo posto nella CONCACAF Cup dello scorso anno, il Brasile, la Seleção, conosciamo la grande tradizione brasiliana per quanto riguarda il gioco del calcio, anche se a livello femminile non sono ancora riuscite a imporre il proprio marchio, una finale raggiunta nel 2007 persa contro la Germania, ma le brasiliane possono sicuramente puntare molto in alto. Il Panama, l'ultima squadra del girone, le Canaleras, il loro soprannome, sono un'altra squadra debuttante, hanno raggiunto il mondiale dopo gli spareggi intercontinentali. Passiamo al gruppo G, il gruppo che vede la presenza delle azzurre di Milena Bartolini, l'Italia che dopo la bella figura di 4 anni fa al mondiale in Francia con i quarti di finale raggiunti puntano sicuramente a quantomeno a eguagliare quel risultato già ottenuto anche nel 1991. Il loro girone prevede un'altra delle favorite, la Svezia, le Blauwalt. Sono una grande squadra, hanno una grande tradizione nel calcio femminile, hanno anche una finale raggiunta nel 2003, poi persa contro la Germania, ma sicuramente sono una delle favorite alla vittoria. Poi ci sono le Banyana Banyana, le sudafricane, che si qualificano a questo mondiale dopo la vittoria nella Coppa d'Africa del 2022, quindi una squadra da tenere sott'occhio. L'ultima è l'Argentina, le Sabi Celestes, che hanno raggiunto il mondiale con il terzo posto dell'ultima Coppa America disputata l'anno scorso. L'ultimo girone, il gruppo H, che vede la Germania, un'altra delle grandi favorite alla vittoria finale, la Nationalelf, così il loro soprannome, hanno vinto 2 mondiali, uno nel 2003 e uno nel 2007, quindi puntano molto in alto in questa rassegna. Il Marocco, le Lionnes d'Atlas, una delle squadre africane presenti al mondiale, sono una debuttante e sono anche la finalista dell'ultima Coppa d'Africa. Poi c'è la Colombia o Las Cafeteras, che hanno raggiunto la finale della Coppa America 2022, quindi la qualificazione a questo mondiale. L'ultima squadra del girone è la Corea del Sud, una squadra che ha raggiunto gli ottavi nel 2015, si è qualificata a questo mondiale grazie alla semifinale della Coppa d'Asia giocata l'anno scorso, persa poi contro la Cina. La finale del mondiale si giocherà allo Stadium Australia di Sydney il prossimo 20 agosto, che decreterà la prossima squadra campione del mondo femminile. Bene, con questo è proprio tutto. Vi ricordo che se volete darci consigli o suggerimenti potete scriverlo nei commenti. Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Kick Off, la rubrica di calcio internazionale. Ciao!